Sarà una partita dove abbiamo sofferto a tratti nel primo tempo, ma una partita dove abbiamo creato tanto, abbiamo creato 5-6 chiare occasioni da gol, non mi ricordo, e alla fine questa voglia di fare, questa preparazione che il mister ci fa manicalmente, alla fine ci mette sempre in modo per fare la partita, per essere compatti. E siamo una squadra esperta e oggi l'abbiamo dimostrato. E nelle difficoltà siamo usciti fuori, è giusto che poi noi esperti prendiamo in mano la squadra, il primo io che sono io più grande di Burrai, e secondo me oggi abbiamo fatto, ripeto, una buona partita, abbiamo fatto sei chiare occasioni da gol dove purtroppo nel creare, ripeto, come ho detto prima, dobbiamo essere più cattivi, sotto porta bisogna essere più cattivi come bisogna essere in fase difensiva. E bisogna continuare così, testa bassa, entusiasmo. E voglia di migliorarci. La svolta della gara è stata minuto per minuto, dove, ci ripeto, non ci siamo esaltati, siamo rimasti lì, abbiamo sofferto, e se si poteva giocare noi cerchiamo di giocare perché il mister vuole che giochiamo e noi cerchiamo di giocare. E il primo tempo, ti ripeto, è stata una partita, un ping pong, e il secondo tempo abbiamo avuto tante occasioni da gol. Poi nelle difficoltà non ci siamo mai sbragati, anzi siamo andati subito a fare due o tre occasioni per fare noi la partita, quindi siamo soddisfatti di questa vittoria che era importante e da domani cominciamo già a preparare la partita di Como. Ma abbiamo analizzato la partita con la Regina, abbiamo visto il primo tempo dove secondo me abbiamo fatto una buona partita, il mister ce l'ha fatto vedere, ripeto, è un manevro, ci ha fatto vedere cosa abbiamo fatto bene e cosa abbiamo fatto male e il secondo tempo poi non l'abbiamo visto. E abbiamo incontrato una squadra esperta, purtroppo secondo me ci è mancato un pizzico di cattiveria che oggi l'abbiamo dimostrato. I risultati dicono questo, abbiamo una marcia positiva fuori casa e una marcia non dico negativa in casa, però abbiamo perso qualche punto. Lavoreremo per migliorare anche questo risultato. Sarà una partita sicuramente difficile come lo sono tutte, quindi mo recuperiamo, analizzeremo questa partita con la spalla e vedremo sicuramente con il mister da domani, dopodomani, vedremo le cose che sono andate bene, dove possiamo migliorare e fare male. Ripeto, nelle occasioni da gol che abbiamo avuto bisogna fare male, male. Ma questa vittoria la dedico sempre alla mia famiglia perché vedono i sacrifici che faccio, vivono con me quotidianamente, ho una compagna fantastica che mi dà una mano, ho due figli bellissimi. E sono la mia forza e a tutti i tifosi che sono venuti qui oggi a questa partita a Ferrara contro la Spalla.